Allora, sono nuovo giorno da Ovest l'Acropoli. Sono nella metropolitana, quella del parcheggio un po' a culo su in alto. Si chiama Evangelicos, una cosa così. Vado al capolinea Nicalia, Nicala, Nicala. Significa bello. C'ho Piazza del Traduttore. La fermata che farò è Monasterichi, Monasterochi, insomma, quella del mercato dove ero arrivato ieri sera per andare su all'Acropolo. Questa sembra una metropolitana come qualsiasi altra. Ho lasciato la macchina più su, quel parcheggio era a pagamento, l'ho lasciata in un punto dove non c'è nessun segno, c'erano altre macchine all'incavetto. Penso che però è il caso di metterlo sui parcheggi coperti, comunque lì è proprio alle pendici dell'incavetto. Allora, questa è l'uscita dalla metropolitana, quella del mercato. Mercatighi, non me le ricordo neanche dopo. Ah sì, Monastirachi, Monastirachi. Quindi ho fatto due fermate, Sintagma non l'ho fatta e sono uscito dopo a Monastirachi, dove ero ieri sera per andare sull'Acropoli. Questa è la strada metropolitana, stava lì alle mie spalle, l'ho fatta un pezzetto, è quella che porta a Piazza Omnia, quello che il navigatore considera il centro di Atene. Oh, ieri sera ero qui, però ieri sera era notte. Traffico domenica poco, però il centro commerciale, volevo provare a fermarla lì per venire giù con la metropolitana. Il centro commerciale, il grande The Mall, era chiuso. Non pensavo la domenica chiudeva. È così, era chiuso. Il parcheggio era aperto. Sono entrato dentro, non c'era nessuno. C'era una guardia. Per fortuna che il ticket, se passa poco tempo, te fa uscire subito. Ma ha detto esci, esci. E sono uscito, ho fatto un giretto dentro il parcheggio, tutto volo. C'erano due macchine. Infatti mi sembrava strano, all'inizio ho visto posti liberi 600 e sopra e 600 sotto. Che solo ragazzi, dovrebbe essere questa la strada per andare sulla quella a fare, dove ero ieri sera. Però qui ci sono 30 gradi, il sole fortunatamente non è a picco perché è settembre, poi qui c'è il cambio dell'ora, è un po' come alle Canarie. Però tendenzialmente sì, è un po' su, quindi non mi becca proprio sulla testa. Ecco, ero qui ieri sera. Però sarà un bagno di sudore. Nelle ore più calde. Poi c'è gente che rincoglionita, ti viene addosso. Ho messo la crema solare. Crema solare che avevo preso a Fuerteventura. Che gente. Sono sempre questi cosetti religiosi. Allora, vado tutti su qui, io presumo che sia l'ingresso a sto posto, però non ne ho la certezza. Souvenir, qui c'è parecchi souvenir. Ci sono delle anfore, si assomiglia a Pompei, ai souvenir di Pompei, sembra di aver capito. Oh, questa non l'avevo vista. Vediamoci un attimo qua, va. Oh sì, c'ero stato? Mi ricordo. Andiamo su per qua. C'è l'Hard Rock Café. Facciamoci la scalata adesso che è più caldo. Monastirachi. Metropolitana assomiglia a qualsiasi altra metropolitana del mondo. Tre linee. Cazzo che caldo. Sa che ci stiro le zampe. Allora, questa è l'Agorà romana. Si paga. Speriamo non si paga quello da fare lassù, ma dubito che non si paga. Comunque questa si vede tutta da qua, quindi sono sopra il cancello. Quindi evito di pagarla. L'Agorà. Probabilmente è dove facevano le votazioni in piazza. La democrazia, la nascita, nata qui. Però
penso, l'ho letto tutte queste cose, ma poi non connetto. Fortuna mi sono messo la crema solare, se no è una bella stirata di zampe. Questo era l'ingresso. E adesso andiamo su. Si va su e si rispolvera la bronzatura di Fuerteventura, fatta a marzo, adesso è settembre. Allora, dopo una brevissima salita con qualcuno che vende i soliti cassettine con i souvenir, ce n'è una con un alloro. Ci vendevano uno degli allori. Girate a destra, perché secondo me è a destra. Si va. Anche qui sottine, io mi scrivavo Cronos. E trovate questa strada qui. Forse l'ombrello era una buona idea. Allora, prima di arrivare su, di andare su, c'è una scaletta che porta a questa specie di promontorio. Quella è la scaletta. Direi che c'è una discreta vista. Ma il bello è alle mie spalle, adesso ve lo faccio vedere. Vediamo se ci riesco senza scivolare sui ciocci. Ecco, troviamo una buona posizione. Quello è il ricavetto dove ci ho messo alle pendici la macchina. Alle pendici del ricavetto. E qui c'è tutta bene. Porca vacca quanto dura la bene. E va per tutto verso il Pireo, è tutta una conurbazione. Non pensavo mai. Il Pireo sta qua a sinistra. Lì c'è una specie di osservatorio Griffith, quello che sta a Los Angeles, è uguale. Copiato. Chi l'ha copiato? Sì, è un osservatorio. Ecco, il Pireo dovrebbe essere là. Il caos del Pireo. Ci andrò in metropolitana, che dice che proprio è lasciato ogni speranza. Bello, eh? C'è anche Spartaco. Ha scopiazzato i gladiatori romani. Allora, non so se è il caso di venire oggi. Non so proprio. C'è i biglietti. Acropolis Ticket Machine. E c'è la ticket fila. Mi sa che si organizza per un altro giorno, visto che sto qui due settimane. E magari cerco di capire se riesco a comprarlo da qualche altra parte, in modo da non perdere la mattinata qui. Così mi lascio l'acropoli per più avanti, a piatto forte. Si comprerà, c'è l'info point giù sotto. Qua dovrebbe essere un bar. Quella è la fila per i ticket machine, questa è? Non si sa. Ticket office. Figuriamoci se sti greci non monetizzavano la cosa più figa che c'è. O si arriva presto. Questo è un bar. Fila anche al bar. Eh sì, finisce qua, lì c'è l'ingresso con il biglietto. Vediamo se riesco a comprarlo da un'altra parte, perché
Cioè, essere stupidi proprio, perdere la giornata lì. Capite? Ma io c'ho. Qui dove si va? Non si sa. Ma se non altro qui la fila non ce n'è tanta. Come funziona? Ah sì, ci sta tipo metropolitana. I cessi sono di qua. Probabilmente dentro il circuito. Qui dove si va non si sa. Ah no, i bagni stanno qua dietro. Adesso proprio che non ci devo andare. Toilette qua dietro. Eccolo là. E tutto il resto qua a sinistra, quindi qui non c'è niente, pure pieno di persone. Allora, mi butto di nuovo giù nella zona caos, mercatini, eccetera. Poi magari pranzo e piazza Omnia. E magari mi faccio il ricavetto, visto che la macchina sta lì con la teleferica. E qui ci torniamo quando c'è meno fila al botteghino. Ci torniamo. Oh cavolo, sbicio. Ci torniamo durante il feriale. Allora, parallela a quella dove siamo passato prima ce n'è un'altra, però qui ci sono dei quadretti. Forse era questa la strada principale, quindi quella dove siamo entrati, questa dovrebbe essere un'altra che sfocia leggermente più a destra. Adesso vi farò vedere dove. Poi dalla parte dietro non l'ho ripreso, ma c'erano gli autobus turistici, parcheggi, i taxi. Fortissimo. Cardi. 5 card, 1 euro. Ho speso meno. Cristo, un taxi. Perché fa così questo? Qui già non c'entra nessuno. Dove cazzo vai? Slusci. Blue Lagoon. Chissà cos'è Blue Lagoon. Blue Lagoon. Capito? C'era tipo gladiatore, ma con la roba ateniese. Che storia. Ecco dove si sfora, esattamente dalla parte finale di quel posto che non ho pagato. Quello da sopra è l'Iccabetto. L'Iccabetto. O l'Iccabetto. Qua c'è un ristorantino, ma è mezzogiorno e mezzo, in Italia sono le 11:30. Quindi è un po' troppo presto. Andiamo verso il mercato, piazza Omnia. Poi al ritorno cerchiamo di ritagliarci un po' di tempo per la montagnola lassù, sto l'Iccabetto, prendendo la funivia, sperando di ritrovare la macchina che sta proprio all'inizio. E per la cronaca doverosa e turistica, vi comunico che l'ingresso all'Acropoli sono 20 euro. 20 euro.
conviene andarci dopo pranzo, secondo me è più fresco. Questa è la libreria di Adriano. Anche qui si paga? Una gratis, no? Ticket office. Ah sì, capito. Se scavacchi ti freghi. Basta che scavacchi, fai finta di niente, ma sì, va. Entri. Vabbè, queste cose stupide, non si va. Andiamo sulla via che non ho mai visto, che porta sempre nel Mercatori lì. Nel mercato. Diretto a Piazza Omnia. Ci sono passati due sere in macchina per tornare su a Piazza Omnia. Il mio albergo è al nord. C'è un po' di venticello oggi rispetto a ieri sera. Voglio farci la foto a sto balcone. Cappelle, quadretti, qui mi sembra che c'è un grosso cerpame.